sono cessate il fuoco. Israele ribadisce che se c'è la consegna, la liberazione degli ostaggi, c'è anche il cessato il fuoco. La posizione che loro hanno, certo che non si può prescindere dalla liberazione degli ostaggi, perché tutto è iniziato con l'attacco di 6 mesi fa, con la caccia all'ebreo, e hanno raccontato le storie drammatiche di questi ragazzi, qualcuno l'ho già visto, è la quarta volta che incontro famiglie, sono, molti di loro non li avevano incontrati, sono mamme disperate purtroppo, nonni di bambini piccolissimi di 1 anno e mezzo, quindi anche le storie sono così tristi, perché il dramma di queste persone, abbiamo detto il dramma dei civili, un conto è chi combatte, un conto è di chi passivamente subisce la violenza e subisce le conseguenze di una guerra. E poi anche le donne che subiscono violenze, insomma, di altro tipo. Abbiamo parlato anche delle vittime dell'ONG colpite l'altro giorno, e mi ha ribadito il dispiacere di Israele per quello che è accaduto, stanno accertando i fatti, erano sinceramente rammaricati.